Vabbè, ogni tanto si è visto anche se a sprazzi, però direi che abbiamo fatto buona partita per un'ora, poi le palle lunghe dell'avversario ci hanno messo in difficoltà. Mister, buonasera. Il fatto che ha colpito in particolare questa volta il Pescara che ha dato il doppio della Provercelli, ma anche come possesso palla praticamente il doppio, sono queste le risposte che voleva dare la squadra? Vabbè, forse io non sono contento quando si fa troppo possesso. Io vorrei che si fa più dentro, più verticale, però poi è importante preparare occasioni da gol. Penso che ne abbiamo preparate abbastanza, che sono bastati per vincere la partita, però dobbiamo insistere di più per arrivare dentro l'area di rigore. Buonasera, una vittoria sicuramente per creare anche un po' di fiducia nella squadra. Ecco, io volevo fare una domanda. Per non rischiare una settimana. Sì. Ma sì, quando i risultati non arrivano, un punto in quattro partite penso che sia abbastanza eloquente, quindi spero che sia più che giusto, voglio vedere Ve l'ho spiegato in conferenza una settimana. No, stampa. ma io Siamo posso essere d'accordo con lei, tutti sotto esame, no, sempre. sì, Poi la voglio bisogna dire, sicuramente. valutare Io però perché. volevo fare un'altra domanda, Lo come si so. mantiene adesso, tra virgolette, alta l'asticella, alta l'attenzione dopo una vittoria del genere per non ricadere nel baratro, comunque il Pescara era caduto nell'ultimo mese. E poi sul un dato anche abbastanza importante, purtroppo quest'anno la prima volta nello stadio si vedono pochissimi spettatori, quasi 6.500. Volevo sapere, insomma, sulla mia domanda, proprio una domanda che mi può rispondere a livello tattico, anche a livello di gestione della scuola, dove la seconda, insomma, anche a livello ambientale, cosa sta accadendo in questo momento a Pescara. Ma cosa sta avvenendo? Noi stiamo facendo campionato, io ripeto all'inizio, noi non siamo partiti tra i favoriti, lo sapete, cercando di cominciare e cercare di migliorarsi durante il campionato per poi arrivare a fine campionato in buone condizioni e buona posizione. È normale che la gente non viene anche perché voi ci mettete molto del vostro, perché trovate i problemi che per me non esistono, la squadra sta cercando di lavorare, si impegna in allenamento e bisogna continuare a cercare le strade per migliorarsi. Mister, tornando a quello che mi ha detto, non vuole fraseggi, non vuole lo stesso padre. Nel secondo tempo ha fatto entrare Non ne Messi. voglio troppi, Sì, non è vero che non ne voglio. certo, però per il suo gioco ce ne sono stati abbastanza. Nel secondo tempo, quando è entrato Del Sole, si aspettava più penetrazione all'interno dell'area. Questo ragazzo sta leggermente disattendendo un po' le attese generali. Ne è comunque contento della sua prestazione o lo ha un pochettino richiamato? Vabbè, un ragazzo giovane di talento, poi magari in partita vuole fare troppe cose per aggiustarsi e quando uno vuole fare troppo è sempre più dannoso che utile. Spero che rimane giocatore di talento e che deve imparare a saper gestire la palla. Io non ho capito prima la sua frase, la busta in sala franco, detto che ci mettete del vostro per non far venire dentro lo stadio per dire bene, del vostro come giornalisti, cioè quest'anno Perché io seguo, sì, io vi seguo pure. e poi non l'avevo capito, poi mi dico di pensare quello che vuoi, ci mancherebbe. Un'altra domanda sul primo gol di Pettinari, abbiamo visto che prima non è esultato, troppa tensione, qualche assessore per togliersi le scarpe, lei Ma come la situazione? io non esulto mai, ho fatto applauso sul terzo gol perché era giocata, sembrava che giocavamo insieme, quindi è normale. Non è che sono arrabbiato quando facciamo gol. Anche perché lo volete fare fuori, dall'inizio. Io spero che arriverà all'ora sua, glielo ho detto anche in conferenza stampa.
lo so. Io spero che cominci a lunedì a allenarsi con noi, ma spero. Io sto benissimo. Buonasera. Volevo un suo giudizio sulla coppia dei centrali difensivi, che sono molto giovani e oggi anche per me. Sì, all'inizio andavano bene, sì, ma anche a Bari hanno fatto buona partita sul piano difensivo. Poi alla fine... Sarebbe che era... sia la coppia che lei ricerca? Ho visto che ha cambiato sui centrali difensivi, ha sempre cambiato. Vabbè, io attualmente c'è un Bovo fermo per ginocchio e Coda è pronto, ma bisogna fare delle scelte. Io penso che possano giocare tutte e quattro. Mister, scusi, io personalmente sono molto sensibile alla questione del regista. Adesso con Carraro potrebbe essere lui il nuovo giusto? Potrebbe aver trovato lui come uomo giusto? È un altro ragazzo che può migliorare, per ora sta facendo benino, penso che pure Canutè può fare quel ruolo. E vediamo di domenica in domenica chi sta meglio, chi mi dà più sicurezza. Forse Carraro è più adatto a quelle verticalizzazioni che cerca lei, abbiamo visto si hanno provato anche se oggi ne ha fatti poche, però in altre partite, vabbè, si giocava contro chiuso, è normale che è difficile.